Esserci assolutamente nessun movimento sino alla fine della pratica. Per un'ora solamente scordate i vostri problemi e le vostre preoccupazioni, concentratevi solo sullo yoga nidra, scordate tutte le vostre ansie e qualsiasi altra cosa. Fate un lungo e profondo respiro. Respirate, sentitevi lasciare andare. Allora iniziamo subito rilassandoci. Divenite consapevoli dei suoni esterni per prima cosa. Divenite consapevoli dei suoni distanti, fuori da questa dalla struttura in cui vi trovate, dall'edificio. Senso dell'udito di espandersi in lontananza e poi gradualmente riportatelo dentro questo edificio, nella stanza in cui vi trovate. Sviluppate la consapevolezza di questa stanza e di voi stessi sdraiati sul pavimento.
Sinistra.
coscia destra, coscia sinistra, ginocchio destro, ginocchio sinistro, polpaccio destro, polpaccio sinistro, caviglia destra, caviglia sinistra, dito del piede destro, dito del piede sinistro.
108, espiro dalla narice destra. 107, inspiro dalla narice destra. 107, espiro dalla narice sinistra. E così via. Ripetetelo mentalmente a voi stessi.
Immaginate di essere seduti in posizione meditativa nel centro tra le sopracciglia, cantando il mantra Om in sincronizzazione con il vostro respiro. Siete seduti nella posizione del loto o un'altra comoda posizione mentre state facendo questo. Essere seduti nel centro, tra le sopracciglia, cantando Om a tempo con il respiro. Continuate. Visualizzate cerchi di Om crescenti dal centro tra le sopracciglia mentre continuate la pratica. Attenzione.
Consapevoli della vostra risoluzione. Ricordate la risoluzione che avete affermato all'inizio della pratica. Questo è il momento di ripetere la vostra risoluzione, il vostro Sankalpa. Affermate la vostra risoluzione con le stesse parole e con la stessa attitudine, consentimento ed enfasi. Consapevoli del vostro respiro, divenite consapevoli del respiro naturale, divenite consapevoli del respiro attraverso le narici. Sviluppate una totale consapevolezza del respiro nelle narici e continuate a praticare questo. Consapevolezza mentale del respiro alternato nelle narici. Praticate questo per un breve periodo di tempo.
siate riusciti a rilassarvi. Io vi ricordo quanto vi ho detto a inizio video di usare principalmente questa pratica in momenti di magari di bisogno, semplicemente perché è una pratica semplicissima, è una forma di yoga perché prevede l'utilizzo di una posizione di yoga, ovvero shavasana, sdraiati con gambe divaricate e palmi rivolti verso l'alto. In questa posizione si andrà a meditare, quindi è una posizione comodissima, non ci si può abbandonare semplicemente, però prestando attenzione a non addormentarsi. L'unico requisito è restare consapevoli, mantenere la consapevolezza del nostro corpo. Questo permette uno stato di relax molto molto profondo e sarà normale, ecco, diciamo, a fine pratica sentirvi tranquillissimi, felici, contenti, spensierati, positivi. Quindi è una pratica appunto principalmente da svolgere in momenti di bisogno, post lavoro, quando si torna stressati, oppure semplicemente anche quando durante la giornata succede qualcosa di brutto o qualcosa di stressante di cui abbiamo bisogno di staccare, proprio ci viene l'immediata richiesta, insomma, dal nostro corpo di ti puoi sedere sul divano e pensare ad altro. Ecco che in questi momenti lo yoga nidra va